Buonasera dalla Chiesa del Buon Pastore, abbiamo ai nostri microfoni il Maestro Scialdone. Allora Maestro, ci parli un po' di questo partenariato che nascerà tra la Fondazione e il Concerto Bandistico Città di Casaggiolo. Allora, questo partenariato nasce da un progetto che abbiamo messo in cantiere da qualche mese e logicamente stiamo cercando di divulgare la musica a 360 gradi, cioè pure musica sacra come è stata fatta stasera in chiesa e soprattutto musica da banda che abbiamo una grande tradizione bandistica, quindi la dobbiamo cercare di divulgare anche nelle scuole, quindi musica popolare, cioè quindi cerchiamo di portare avanti questo progetto che abbiamo fatto anche in collaborazione con la Fondazione e con la vostra Città di Casaggiove, sì. Ecco, appunto il Concerto Bandistico Città di Casaggiove. Maestro, un ricordo di Pompeo Ferraro e se ci saranno eventi del genere in altre chiese casertane? Allora, io il maestro Ferrara lo conosco molto bene, io parlo del presente perché non riesco a parlare del passato, nel senso che una persona che non c'è più, cioè nella musica noi parliamo sempre al presente, quindi per me è stato uno dei grandi maestri, come anche noi abbiamo avuto, anche io ho iniziato da bambino con il maestro sempre a Vitulazzi, il maestro Cioppa, che questi sono stati i grandi maestri che hanno divulgato la tradizione bandistica in tutti i paesi. Quindi usando questo sistema lui insegnava a tutti gli strumenti della banda e quindi aveva una grande cultura sia il maestro Ferrari che altri maestri dei paesi. E ci saranno eventi del genere in altre chiese casertane? Sì, penso di sì. Stiamo cercando di andare in tutti i paesi della provincia di Caserta, anche usando le musiche dei compositori casertani e campani, non solo casertani, anche i campani, insomma, in genere. Ok, ringraziamo il maestro Scialdone dalla Chiesa del Buon Pastore, è tutto.